Allarme bomba, volo Roma-Chicago viene deviato in Irlanda di redazione e blog. Italo Neda negazione 11 giugno 2018 litri aereo era partito da Roma in direzione Chicago, ma il ritrovamento di un biglietto minatorio ha portato al dirottamento del mezzo per permettere tutti gli accertamenti del caso. Il volo 971 della United Airlines, partito questa mattina da Roma e diretto a Chicago, a Dundee, è stato deviato in Irlanda poco dopo il decollo a causa di un potenziale rischio per la sicurezza. A renderlo noto a Dundee è stata la stessa compagnia aerea, che ha precisato come dopo l'atterraggio a Sheena, nel sud-ovest dell'Irlanda, tutti i passeggeri sono stati sottoposti a controlli approfonditi. Il motivo di questo dirottamento a Dundee è da ricercare nella scoperta, in uno dei bagni dell'aereo, di un biglietto scritto a mano che segnalava la presenza di un ordigno avvolto. E cosa negazione, a circa un'ora dal decollo, erano le 12:45 in Italia, i piloti hanno lanciato l'allarme e hanno ricevuto l'autorizzazione per atterrare all'aeroporto di Sheena. La negazione. Secondo quanto riferisce la stampa irlandese, tutti i passeggeri sono stati trattenuti, le 214 persone a bordo sarebbero state divise in piccoli gruppi e tutti sono stati sottoposti a una perizia calligrafica, al fine di identificare l'autore del biglietto minatorio. Al momento non ha contenuto emerso nulla, i controlli all'interno dell'aereo non hanno dato esito positivo. Cosa negazione come quelli effettuati sui bagagli di tutti i passeggeri e dei membri dell'equipaggio, e la compagnia aerea ha precisato che i passeggeri trascorreranno la notte in hotel e solo domani, nel primo pomeriggio, potranno ripartire alla volta di Chicago.